Ciao a tutti, sono Mary Video Games. Oggi continuiamo con la serie. Vedo che vi è piaciuta. E quindi niente, direi di andare avanti. Ok, riprendiamo, vediamo cosa succederà nel secondo capitolo. Ok, vediamo un po'. Capitolo 2, scomparso. Mark non torna a casa quel giorno. Non tornò per giorni, settimane e anni. Addirittura. Ero sconvolta. Ma che cacchio è successo? Ma. Ero affranta, confusa e triste. Ero incredibilmente triste. Piansi la perdita del ragazzo con cui ero cresciuta. Sentì la mancanza del ragazzo, che era diventato il mio miglior amico. E sentì la mancanza del giovane uomo che aveva detto di voler essere il mio ragazzo. Nessuno in città sapeva cosa gli fosse successo. Alcuni avevano visto il camion nel trasloco, ma... Era scomparso, era sparito senza lasciare traccia. Dopodiché caddi in una depressione profonda. Cavoli, è bruttissima la depressione. I primi 3 anni di superiori passarono in fretta. Addirittura sono passati 3 anni, cavoli. Mi buttai nello studio. Sarei stata completamente sola se non fosse stato per i miei 2 migliori amici, Blair e Max. Quindi si è fatta 2 amici? Vabbè, Blair lo sapevamo già. Max, insomma, non sappiamo chi è, ma penso sia questo tipo, insomma. Olivia, eccoti qua. Ti abbiamo chiamata. Scusate, stavo leggendo il materiale del corso. L'avrei già letto 50 volte ormai. Mancano ancora 3 giorni all'inizio dell'ultimo giorno. Stiamo uscendo a festeggiare la fine dell'estate. No, grazie. Sono molto stanca. Oh, no, non lo sei. Non accetteremo un no come risposta. Quest'anno sarà diverso, Olivia. Abbiamo 18 anni, ora comandiamo noi a scuola, quindi invece sono diventati loro. Devi farti passare questa depressione, seriamente. È ora di smetterla di pensare a Mark. Appunto, basta, non ci passare più, sono passati 3 anni, ancora ci pensi. Lascia stare, sì, lo so che è una cosa brutta e praticamente c'è... Però insomma, alla fine non hanno avuto neanche una storia, sì, è vero. Lo conosce fin da quando erano bambini. Però stronzo lui che se n'è andato non ti ha detto niente. Se ha avuto dei problemi, ok. Ma se per caso se n'è andato così senza dirti niente, allora è proprio uno stronzo. Cioè, posso capire se aveva problemi. Se non aveva problemi, perché non dirglielo? Allora mi viene da pensare che la pigliava per il sedere, scusate. A questo punto dubito persino che esista. Concordo con lei, difendi Mark. Ma quale difendi, concorda con lei? Me lo chiedo tutto il tempo. Me lo sono solo sognato, scusate. Posso essere davvero così pazza? No, non sei pazza. Ma devi dimenticarlo. Sono passati 3 anni. Eh già, lo so. È solo che non so come. Beh, puoi cominciare venendo a questa festa con noi. Appunto, vai con gli amici, vatti a divertire. Magari conosci un nuovo ragazzo. Cioè, non si può mai sapere nella vita, né... Ci saranno tutti i nostri compagni di classe. Dobbiamo salutare questa estate col botto. Parlo sul serio. E dovessi parlare con dei ragazzi della nostra classe. Sono praticamente tutti innamorati di te. Ah, faccia! Ha fatto strage di cuori proprio. Non è vero, non è colpa mia. Non è vero. Vediamo, no, non è vero. Oh, sì, invece. Sei bella, divertente e inaccessibile. Sei una tripletta vincente. Come vorrei che i ragazzi si struggessero così per me. Ah, quindi lui... Ok, ho capito. Quindi lui è gay. Quello giusto lo farà quando arriverà. Esatto. Ecco perché dobbiamo andare alla festa. Per conoscere ragazzi nuovi. Ma va, non avevo capito che era questo l'intento. Dai, sarà divertente. Cominciamo quest'anno nel modo giusto. Che ne dici? Vai! Vai a divertirti con gli amici. Cosa fai in casa? Dai, vai. Va bene. Ma devo essere a casa per mezzanotte. Come vuoi, Cenerentola? Cosa hai intenzione di indossare? Niente scherzi. Devi vestirti per fare colpo. Io e Max vogliamo fare un'entrata trionfale. Ci stai? Vediamo. Ok, quindi devo decidere adesso come vestirmi. Bene. Ok, questo. Cioè, siamo in estate. Se una sta vestita così, andiamo bene. Questo è molto bello. Puoi essere gay con un semplice abito nero. Questo così, quale cacchio mi metto? Ma mettiamo questo, tieni.
Anche se di solito io non spendo GM per i vestiti. Forse ho fatto una cretinata, però vabbè. Adesso sì che si ragiona. Hai un aspetto meraviglioso, Olivia. Grazie, penso di essere d'accordo. Pronta per iniziare la festa? Sono pronta. Anche se non condividevo l'entusiasmo di Blair, quella festa risultò ricca di avvenimenti, in molti modi diversi. Cioè, che è successo? Hai conosciuto un nuovo ragazzo? Boh, cosa ci faccio qui? E dove sono andati Blair e Max? Quindi lei non è incinta di... come che si chiama? Il ragazzo che è scomparso, non mi ricordo più, oh, raga, ma che memoria! Non mi ricordo! Quindi, perché visto che se n'è andato non ha più saputo niente di lui, boh. Allora chi è il padre? Boh, vabbè. E dove sono andati Blair e Max? Ah, forse faranno meglio starmi alla larga. L'ultima cosa che voglio è rovinargli la festa con la mia tristezza. Oddio, oh, guarda chi si vede, Olivia. Non sei cambiata molto in questi anni, eh? Oh, fantastico. Quella che ha reso terribile il mio primo anno da scuola. Dion, non sono dell'umore. Che cosa ci fai a una festa delle superiori comunque? Non ti sei diplomata tipo 3 anni fa? Ah, addirittura è molto più grande lei. Oh, a qualcuno sono cresciuti gli artigli. Se vuoi proprio saperlo, sono qui con il mio ragazzo. Esci con uno studente delle superiori? È un po' imbarazzante. A dire il vero, devi sapere che sono qui con Sean Flint. Non so se si pronuncia così. Vabbè, abbiamo passato l'estate insieme. Non riesci a starmi lontano. Non è quello che ho sentito. Cosa diavolo vorresti dire? Mia madre lavora al distretto di polizia. Ho sentito che ti hanno messo dentro per taccheggio. E meno male che ha passato tutta l'estate col tipo. Sì, come no. Sono abbastanza sicura che tu abbia passato l'estate dietro le sbarre. Però brava, complimenti. Chiudi la bocca. Non preoccuparti, il tuo segreto è al sicuro con me. A patto che mi lasci in pace. Non sono più la studentessa del primo anno che puoi comandare a bacchetta. Scusate ragazzi. Se lo dici a qualcuno, Olivia, te ne pentirai. Madonna mia, mi sta cagando addosso. Non capirò mai perché ce l'ha sempre avuta con me. Avanti, lo sai perché a lei non gli piacevi? Perché Sean ti ha rivolto la parola. Invece a lei... manco per uscire, non l'ha mai cagata, quindi è quello il problema, ecco perché. Vabbè, andiamo avanti. È proprio quando pensavo di essermene liberata una volta per tutte, beh, ecco perché Dion è venuta a questa festa. È venuto un sacco di gente. Un momento, mi sembra di conoscere quella ragazza. Olivia, santo cielo, sei tu, lo sapevo. Oh mamma mia, è la cugina di Mark. Ah, è la cugina di Mark. Chiedigli dov'è sto pezzo di me. Scusate, Dania. Cosa ci fai qui? Ho iniziato a uscire con uno dei ragazzi della tua classe, così sono venuto per passare il fine settimana con lui. Wow, non ti vedo da anni. Come stai? Sto... non così bene, direi, per colpa di tuo cugino. Ecco, sto abbastanza bene. Insomma, sai, cerco solo di arrivare alla fine dei superiori. Immagino che sia dura, già. Io... beh, insomma... Olivia, tutto bene? Tania... ad essere sincera, no, non sto bene. Sei qualcosa di Mark. E allora? Mio cugino Mark, certo. Vive nella città accanto a pochi isolati di distanza da me. Non lo sapevi? No, lui... non so niente di lui da 3 anni. Oh... cosa c'è? Beh, ti ho nominato una volta. Eravate così affiatati dopo tutto. Ha detto qualcosa, poi ha interrotto la conversazione. Ha detto che non voleva parlare mai più di te. Ma perché? Ma chi si scemo proprio? Ma, cioè, scusate ragazzi, non, ma perché? Cioè, prima si vuole fidanzare con noi, poi scappa. E poi, boh, o ha dei problemi suoi. Boh, vabbè. Lo scopriremo andando avanti con la storia. No, almeno spero. Credevo aveste litigato qualcosa del genere. Ma quando mai? No, affatto. Lui quando se n'è andato non mi ha neanche salutata. Non ho capito il perché e non lo so ancora. Ma mi sta tormentando. Scusate, ragazzi. Wow. Mi dispiace, Olivia. È davvero strano. Mi chiedo cosa le abbia detto Mark. Dovrei credergli? Chiedi di Mark e fai la dura.
fai la dura. Devo selezionare quello strano e deludente. Ad essere sincero, ho sempre pensato che vi sareste messi insieme un giorno. Già, beh, non succederà mai. Scusa un momento. Hai vissuto nella città accanto per tutto questo tempo? Perché non me l'ha detto? Cosa ho fatto di male? Perché fa così male dopo tutto questo tempo? Perché tu sei innamorata e invece lui... No! Purtroppo. Ah, guardate chi si rivede! Da quando è qua le belle ragazze piangono alla festa? Dai una risposta impertinente, chiedigli di andarsene. Se gli diamo una risposta impertinente... Quando sono tristi, da quando i ragazzi interrompono le ragazze e vogliono chiaramente stare da sole? Quando sono interessati a quelle ragazze? Chi sei comunque? Mi chiamo Sean. Sono passata alla festa per salutare alcuni vecchi amici. Oh, Sean Flint! Non so se si pronuncia così. Ah, allora sai chi sono. Ovvio, eri il più bel ragazzo dell'ultimo anno quando ero una matricola. Credo di ricordarmi di te. Scusate ragazzi. Beh, io mi ricordo assolutamente di te. Ci siamo incrociati solo per pochi secondi qualche anno fa, ma non ho mai dimenticato i tuoi occhi. Oddio. Probabilmente è quello che dici a tutte le ragazze che vedi, appunto. Potrei averlo fatto in passato, ma ora sono troppo occupato con il mio negozio. Non ho tempo per le ragazze. Non riesco più a parlare. Scusate raga, bevo un goccio d'acqua. Il tuo negozio? Ho aperto un piccolo negozio di motociclette nella periferia della città. Ah, ti piace andare in moto? Assolutamente no. Allora, le moto sono belle, sì, però sono un po' pericolose. Le moto sono... ecco, però apposta le toccherei. Forse, ci assomigliamo con sta tipa, oh. Diciamo le stesse cose. Ma il pericolo è divertente di tanto in tanto. Beh, non per tutti. Dai, ora dimmi perché stavi piangendo. Diglielo. Non raccontare niente, scusami, sono affaracci miei, non te lo voglio dire. Preferirei di no, è una questione privata, è comprensibile. Beh, chiunque sia non ha più alcuna importanza. Non ho detto che era per un ragazzo, non ce n'era bisogno. Qualsiasi ragazzo faccia piangere questi occhi questi meravigliosi occhi non ti merita. E lo dico sul serio, Olivia. Sì, certo, come no, voglio vedere se ti metti insieme a lei, se no la fai piangere o no. Lo dico sul serio, Olivia. Sì, ci credo, come no. Come sai il mio nome? Oh, le mie fonti. E adesso ti va di bere qualcosa? Come fai a sapere il mio nome? Gliel'avevi detto tu qualche anno e tempo fa. Vabbè. E adesso ti va di bere qualcosa? Per distendere i nervi? Ecco, probabilmente non dovrei. E perché mai? Non sei qui con Dion? No. Non sono venuto con nessuno. Oh, non è mai successo niente tra me e Dion. Non è mio tipo. Non ti posso dare torto, appunto. Non ti è simpatica, no. È sempre stata cattiva con me. Grazie a lei il primo anno del superiore è stato un inferno. Forse perché quando ti vedevo in giro non riuscivo a toglierti gli occhi di dosso. Ma chissà perché, guarda. Come avevo detto prima, che era gelosa e per quello la trattava male. Insomma, il discorso che avevo fatto prima. Però non mi fido lo stesso di te. Io sono così, ragazzi. Non mi fido di nessuno. Cioè, proprio zero. Oh, mamma mia. Allora questo drink, sai che c'è? Dimenticati di Mark. Si è completamente dimenticato di te. E dimenticati di Dion. Divertiti e cerca di andare avanti. Ok, andiamo a prendere un drink. Ah, però. Ok. Poi che è successo? Ah, mi sembra che l'estate sia volata. Adesso ci riempiranno tutti di compiti. Ehi, cerca di guardare il lato positivo. Siamo all'ultimo anno. Quest'anno sarà fantastico. Guarda persino Olivia, sta sorridendo. A dire il vero non vedo l'ora che inizi l'anno. Sono così felice di sentirtelo dire. Sei cambiato completamente dal giorno della festa. Chissà il perché. La felicità ti dona. Beh, anch'io sarei felice se potessi passare il tempo con Sean. Poverino, vabbè, andiamo avanti. Dai, non è lui la ragione. Non ci credo, no, non è lui la ragione, ma state a scherzare. Voi due eravate inseparabili alla festa, ne parlavano tutti. Ci siamo divertiti, poi ognuno è andato per la sua strada. Non mi ha nemmeno chiesto il numero di telefono. Passare del tempo con un ragazzo carino è stato rigenerante, tutto qui. Carino? È da paura! Seriamente,
quel ragazzo è uno schianto. va bene, andiamo a lezione, che non voglio arrivare tardi. Ah beh, sicuramente non gli si può dire niente, però né mi fiderei più di tanto. Anche perché chissà quante ne ha che gli cascano i piedi. Dopo la scuola. Andiamo a studiare a casa tua? Buona idea. Andiamo a piedi, c'è bel tempo. Che? Ah, ecco la mia ragazza, eh? La tua ragazza. La tua ragazza. Avete finito? Volevo portarti al negozio per mostrarti a cosa sto lavorando. Voglio farti vedere una cosa fantastica. Che cos'è? È una sorpresa. Ma so per certo che ti piacerà un sacco. Lo sai per certo. Devi avere molta fiducia in te stesso. È una brutta cosa? No. Io... Stai scherzando? Vai con lui! Va bene. Fantastico! Ti ho portato un casco. Non c'è niente di cui preoccuparti. Andiamo in moto? Certo. Ti riporterò una macchina, non preoccuparti. Quindi? Ci vai o non ci vai? Forza! Allora vieni, occhioni, occhioni. No, ci assomigliamo, perché anche a me mi chiamano occhioni, quindi... cioè, pure a me occhioni. Cioè, ma che cacchio è? Sì. Sì, vengo. Ma sai cosa sai fare, Sean Flint? Ma perché tutte le volte che parlano di sto ragazzo devono mettere nome e cognome? Ma mi dire che è già finito il capitolo? Ma come è finito il capitolo? Ma io devo sapere! Insomma, adesso lei esce col ragazzo più bello della scuola. Insomma, era il ragazzo più bello della scuola perché adesso non la frequenta più. Però, cioè che cavolo! Il cattivo ragazzo forse ha la fama di essere una ragazza brava, gentile, perdendoti molti divertimenti, ma non vuol dire nulla. Quando si tratta di recuperare il tempo perduto, tutto quello che ti serve è un... Boh, questo è quello che succederà nel prossimo episodio, ho capito. Il cattivo ragazzo chi? Quello... Cioè, il cattivo ragazzo chi? Perché a me al momento il cattivo ragazzo è quello che se n'è andato, cioè... non gli ha detto niente. Cioè, non sappiamo se questo è scappato per magari aveva i suoi motivi o se magari è dovuto andare via perché niente, i suoi genitori si dovevano trasferire oppure perché non la voleva più vedere. Ma perché? Cioè, allora ci ha chiesto di... Ma, no, no, veramente. Non ci capisco niente. Vabbè, ragazzi, è inutile che stiamo lì a parlarne ancora perché penso che andando avanti con la storia lo scopriremo e niente, vabbè. Niente ragazzi, io direi di finire qua. Non vedo l'ora di scoprire che cacchio succederà nel prossimo capitolo. E niente, mi raccomando, lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram. Mi raccomando, attivate la campanella, così vi arrivano le notifiche di quando pubblico video. E niente, ciao ciao.